Siamo nel primo tempo del match tra Love Naples e Napoli 1926, con quest'ultimi che sono appena passati in vantaggio grazie a un bel gol di Stefano Polito, che poco prima aveva avuto una buona occasione per segnare, ma il suo tocco sotto era uscito di poco alto sopra la traversa. I ragazzi maglia gialla quest'oggi rimaneggiatissimi, con praticamente due terzi di difesa da rifondare. Assente anche Josy Ferrara, ma nonostante ciò era stato Dario Sica a sfiorare il vantaggio per il Love Naples, squadra di Capitan Fusco, prima del vantaggio poi degli azzurri. Adesso una rimessa laterale oltre il centrocampo per il Napoli 1926, lunga battuta direttamente in area di rigore, la rinvio con il destro, un po' svirgolato da parte del numero 3 dei Love Naples. Dalla rimessa laterale Polito direttamente dentro, attenzione per un compagno, provano lo scambio, Dario Sica interviene, va via benissimo sull'out di destra, porta la palla via, corre come un dannato Dario Sica, rientra, appoggia all'indietro per Crolla, difettoso il suo controllo, però tiene il pallone ancora tra i piedi, allarga ancora per Dario Sica, palla sul sinistro Sica, vediamo se rientra, la gioca per Crolla, palla sul fondo, la mette dentro, forte tesa Fusco, poi la difesa si salva Sica. Succede di tutto là in area di rigore, con Sica che non ha trovato la zampata vincente e il portiere del Napoli si salva e può andare ora al rinvio. Lo seguiamo con il destro lungo in avanti a cercare un compagno che però non riesce ad agganciare, rimessa laterale, cercare Capitan Fusco che viene anticipato, prova ancora ad arrivare su questo pallone, però con una mano c'è il fallo che gli azzurri hanno già battuto. Attenzione, palla buona qui per Serro Sinistro che viene fermato in fallo laterale in zona d'attacco per il Love Naples. C'è il cambio però per il Napoli 1926 con il numero 7 che si accomoda in panchina. Attenzione Polito, prova a calciare direttamente, calcio d'angolo dalla bandierina, lo stesso Polito ha un compagno vicino ma la mette dentro con il pugno, interviene il portiere del Love Naples, numero 9, si gira, attenzione però che è braccato da ultimo uomo, perde infatti la palla, attenzione al contropiede, crolla Dario Sica, troppo spazio per la sua velocità, ancora Sica, prova il sinistro con un po' di difficoltà, il portiere riesce ad intervenire, attenzione allo scivolone qui, tocca il numero 13 con una mano però nettamente involontario. Seguiamo l'ultima azione di Crolla prima di chiudere il collegamento per il primo tempo. Palla per Fusco, prova a proteggerla dall'attacco di un avversario, Capitan Fusco ancora, va via benissimo, la palla è ancora buona, attenzione, guadagna forse un calcio d'angolo Capitan Fusco ed è così, vediamo se calcerà lui direttamente, la mette dentro sul secondo palo, Esposito allontana, ancora il calcio d'angolo però dal lato opposto. Seguiamo l'ultimissima azione prima di chiudere il collegamento. Palla giocata corta, scarica all'indietro per Crolla, il dribbling di Crolla, vediamo se calcia con il destro, rientra ancora, il destro arriva, palla di poco alta sopra l'incrocio, bello qui il tiro di Crolla, nessun problema per il portiere, 1-0 Napoli 1926 contro Love Naples. Chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Fusco e Ferrara, i protagonisti, il portiere e l'attaccante dei Love Napoli, che hanno vinto un derby tutto napoletano contro i Napoli 1926. Partiamo per ruoli dal portiere, che oggi è stato a favore di una grandissima prestazione. Allora, com'è stato sto match, portiere? Diciamo è stato abbastanza difficile, comunque gli avversari erano ben piazzati, ma come sempre con la calma e grinta e determinazione siamo riusciti a fare questa partita sulla vittoria. Grazie anche al merito di tutta la squadra di Sire e del nostro capitano Orecchi di Pecora. Signora, siamo con Daniele Fusco, il capitano, che ha organizzato per oggi una grandissima squadra. Cosa è girato meglio rispetto ad altre volte, Daniele? L'importanza ha fatto Andrea Miano, che è stato molto forte, lui ci vuole nella squadra mia, quello che fa girare la squadra. Io ho giocato molto meglio tutte le partite, ho fatto un grandissimo gol. E questo gol dedicato a me, ragazzi, che vedo qua, a puzzarsi di freddo. E comunque abbiamo giocato bene, la squadra ha giocato molto bene. Un'ultima domanda, Daniele, non pensi che probabilmente oggi avete giocato da squadra, da vera squadra, senza magari litigare troppo tra di voi e senza troppe discussioni? Sì, è meglio. Hai inciso questa cosa? Sì, è inciso moltissimo, è stare tranquilli, solo che quando noi perdiamo ci incazziamo tutti e non riusciamo più a giocare. Quello è il nostro problema. Però dobbiamo stare calma e tranquillità e riusciamo ad andare perlomeno
dove vorremmo andare, che non lo dico. Va bene, allora grazie mille ragazzi, in bocca al lupo, alla prossima.